È come se si fosse acceso un faro in mezzo al mare durante una tempesta, perché c'è molto pregiudizio sui fitocannabinoidi, c'è molto pregiudizio su chi usa questo genere di farmaci, perché non viene capito, non viene accettato, si pensa sempre alla stigmatizzazione del drogato, di chi fa uso di sostanze stupefacenti solo per divertimento, quando in realtà sono dei farmaci, perché ho affrontato anche delle cure proprio per il dolore oncologico, che nel giro di poco tempo mi hanno letteralmente distrutto, cioè io non esistevo più come persona. Invece l'utilizzo dei fitocannabinoidi, con o senza THC, mi permette di poter fare la mia vita, cioè di poter continuare la mia vita, di studiare, di fare ricerca, senza avere effetti collaterali pesanti, drammatici, come lo sono stati durante gli anni delle altre cure. Finalmente sono riuscito ad ottenere questo tipo di farmaci, che sono i fitocannabinoidi, per la patologia principale che io ho, che è la fibromialgia, malattia che non sempre viene riconosciuta dai medici, dai dottori. Io è da quasi 6 anni che ci combatto e solo di recente questa malattia è stata considerata nel mio caso, perché si tratta di infiammazione proprio a livello dei nervi, che va a toccare anche un attimino quello che è la mente anche, non è solo un fattore fisico, principalmente porta a dolori cronici, provoca infiammazione a livello dei nervi, io ho anche delle ernie a livello della colonna vertebrale, quindi va ad incidere anche su altre patologie. È una patologia molto brutta che non si vede all'esterno, però condiziona tantissimo la vita. C'è tanto astio in Italia nei confronti della cannabis, credo principalmente per un fattore di stigmatizzazione. Ci sono dei luoghi comuni che sono difficili da combattere, ma non impossibili. Beh, mi sento molto meglio. Consideriamo il fatto che io fino a qualche mese fa ero bloccato a letto, non riuscivo neanche a mettermi i calzini, veramente. E adesso vado all'università, faccio ricerca, faccio progetti, non sto un attimo fermo. Quindi mi ha migliorato tantissimo questo genere di cura. Adesso, proprio arrivato l'altro ieri, praticamente un utilizzo che si può fare è attraverso dei vaporizzatori. Il vaporizzatore permette di utilizzare sia il bedrocan, quindi con la forma vegetale pura, sia estratti che contengono solo CBD, CBN, quindi senza nessun effetto psicotropico. Cioè io questo lo posso assumere al lavoro, il CBD, e non avere nessun effetto psicotropico. Rispetto al mercato nero, perché molti dicono, dato i costi eccessivi, uno si va a rifornire al mercato nero. Ma attenzione, il bedrocan, gli estratti dei fitocannabinoidi sono tutta un'altra cosa rispetto a quello che si può trovare nel cosiddetto mercato nero. Cioè, lì si tratta di varietà a caso di piante, sostanze chimiche, qua si tratta di farmaci, è un'altra cosa.